ANG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Sala Consilina. Oggi è davvero un episodio speciale, perché si potrebbe definire un episodio leggermente stravagante. L'episodio Jolly. Esatto, l'episodio Jolly. E c'è anche una persona che per me è un po' un meme vivente, un guru di questo argomento, perché e questa persona si chiama Marcello, quindi benvenuti a tutti e due. Buonasera, buonasera, buongiornissimo, caffè. Ecco, già dalla voce si può capire che stiamo parlando di un meme gigante, di un meme anzi vivente. Beh, già il nome Marcello, un nome, una garanzia. Esatto, soprattutto se lo leggi con la R moscia, quindi tipo macello. Sì. Oddio, poi dopo magari censuriamo qualcosa. Comunque, l'episodio di oggi è un episodio secondo me molto importante, perché sembra che stiamo parlando di cose stupide, non molto importanti tra virgolette. Invece l'idea di parlare di questo argomento è venuta proprio sfogliando quella che è la rivista delle politiche per la gioventù, una rivista che racchiude molto quelli che sono i temi dell'Europa, ed è una rivista che parla un po' la nostra lingua, magari anche molto in maniera soft, ma con argomenti che ci riguardano e anche molto importanti. Ebbene, alla pagina, se non sbaglio, 12 della rivista di settembre 2020 c'era questo argomento che subito ci è risaltato agli occhi, e ne abbiamo parlato a lungo perché non sapevamo se fosse un argomento valido o meno, però visto che ne è uscito un bel confronto abbiamo deciso di riportarlo ai microfoni della nostra radio e quindi portarlo anche nella vostra mente, attraverso le vostre orecchie. La pagina iniziava così: breve guida ai meme e ai loro usi. Quindi breve guida ai meme e ai meme, giusto? Sì. E ai loro usi. A me già questo, come avete potuto sentire, sono un po' emozionato, perché sembra una cosa talmente stravagante, invece io gli do tantissima importanza, perché siamo bombardati di meme. Apriamo Instagram, Facebook e tutti quanti i social che utilizziamo. E voi cosa ne pensate di questa cosa? So che alcune volte mi fate vedere delle cose, siamo abbastanza vicini di età, cioè ci passiamo 5-6 anni, non di più, però ci sono spesso momenti che io ho difficoltà a seguirvi, magari quando vedete quell'immagine dei gattini che sorridono, persone, i militari che cantano Barbie Girl o Barbie Girl, e quindi non lo so, partiamo proprio da il meme. Allora, io vorrei iniziare dicendo che il meme è maschile, quindi la meme non si può sentire. Perfetto, iniziamo così. Brutta censura. E anche le meme, l'americano, anche se meme è abbastanza, non si può sentire. Iniziamo con un politically ancora, giusto? E come diceva Giuseppe, i meme ormai sono ovunque. Già solo pensare che anche nei programmi TV ormai sono arrivati i meme. Quando prima magari era soltanto una cosa legata al mondo dell'internet, era forse per poche persone, invece è molto più globalizzata come cosa. Vero, ci stanno, per esempio, una cosa che mi ha colpito tantissimo, che per un motivo ancora a me sconosciuto, per sbaglio mi sono trovato sul profilo Instagram della mia internet banking e ho visto che anche loro utilizzano i meme. Sì, quindi perché adesso il meme è diventato anche un modo per comunicare ai giovani che anche i vecchi sono lì. Quindi è un modo di comunicare a tutti gli effetti, cioè è una tecnica espressiva. Una tecnica, sì, è una tecnica espressiva, una tecnica di social media marketing. Che poi i meme non sono soltanto quella vignetta che ti fa ridere, ma può essere anche un meme magari basato su un fatto storico, quindi può essere anche informativo il meme, ti porta magari ad approfondire pure quel tema storico. Quindi il meme non è soltanto quella cosa stupida, magari quella gaff da parte dell'attore che viene estrapolato quel frame, ma è anche qualcosa tipo una vignetta satirica. Quello può essere definito meme, secondo voi?
Ma definire meme una vignetta satirica penso che sia un po', cioè, allontanarsi dal concetto stesso di meme, perché la vignetta satirica va a parlare una denuncia politica, e sociale. Una denuncia politica sociale, mentre invece il meme è l'attimo, vive l'attimo, cavalca l'onda. Infatti se c'è un meme che per un dura massimo un mese, quel meme, capito? Quel tipo di meme. Tranne il meme, man. Il mese dopo già c'è un'altra base per i meme, perché così si chiama l'immagine che fa da sfondo alla vignetta. E quindi è tutto molto più versatile. Non è molto bello. Statico come la vignetta, che invece è sui temi politici. Mentre voi parlate, io sono andato su Google e ho cercato la definizione di meme. E c'è una cosa stranissima, perché meme in realtà è l'abbreviazione di mimeme, che è una parola che addirittura deriva dal greco e significa ciò che viene imitato. Cambia qualcosa nella vostra percezione di meme questa definizione? Ma a me non cambia assolutamente niente, perché io penso che i meme abbiano salvato il periodo che abbiamo vissuto nel 2020. Perché davvero? Il 2020 è stato un anno terribile per quanto riguarda il Covid, per quanto riguarda un sacco di cose, un sacco di tematiche, che penso che questo podcast, questa puntata non sia adatto nel parlare. E basta soltanto pensare che ogni mese, per esempio, usciva un meme, una tra virgolette catastrofe, si scherzava sopra. Basta pure pensare che lo stesso modo di comicità è stato utilizzato anche dopo la seconda grande guerra. Per esempio si scherzava tantissimo su quello che era successo, per non piangere magari i morti, i caduti. E, insomma, come chi è che dice, Joker, la risata alcune volte è la miglior cura contro tutti i mali. Quindi è un modo per drammatizzare. Ma voi, tutto. Voi siete semplici fruitori dei meme o siete anche produttori di meme? Io sono un memista. Quindi produci proprio? Faccio anche qualche meme. E come funziona l'ideazione e la realizzazione poi di un meme? Naturalmente poi ci deve parlare anche della pubblicazione, perché io non sarei in grado di pubblicarlo, credo. Allora, è una cosa che non ho mai fatto. Fare un meme adesso nel 2020 è diventato una cosa che può fare chiunque, basta che qualcuno ha uno smartphone e cerca l'applicazione Meme Creator. Poi l'ideazione del meme, basta vedere soltanto le anteprime dei meme che mi vengono in mente. Cioè, mi vengono in mente qualche meme che posso dire che magari può funzionare. È tutto al momento, non c'è niente, quasi non c'è niente di studiato. Non è mai studiato. Tu ti metti e sfogli la libreria delle varie base per i meme, e quello, diciamo, già c'è un esempio di meme che puoi farci, e tu poi ti viene l'idea di fare quel meme e tu lo fai al momento. Il bello del meme, meme è solo un'immagine statica oppure anche una GIF? Può essere qualsiasi cosa, anche una GIF. Può essere video. Anche un video, può essere magari. Questa cosa è molto più negli ultimi anni. Cioè, non c'è una rete. Magari può essere per un video, magari può essere preso uno spezzone di quel video e essere utilizzato come base per i meme. Possono essere anche personaggi pubblici di famosi, di importanti. Ecco. Oppure unire un video ad un altro video per storpiare magari il la realtà. E quindi portare fuori contesto quello che si stava dicendo in un determinato video per far sembrare che stesse dicendo tutt'altro, e quindi che magari potrebbe far ridere. Poi, come ti dice, paese che vai, meme che trovi. Per esempio qui in diciamo Italia, che questa è un po' una frase che viene azzeccata in ogni contesto, in ogni viene un po' copiata. Per esempio qua in Italia il meme utilizzato è Alberto Angela. Vero, ne ho visti tantissimi di Alberto Angela, di Drake, quella con la faccia no, non mi interessa, poi caspita, non interessa. Il meme utilizzato magari, non so, in Germania può essere. Però mi dovete. Scusami se ti interrompo, sì. Ora c'è un dubbio amletico che dovete risolvermi.
la presenza dei gatti su ogni fotografia, cioè qualcosa per diventare super comica, ci deve essere questo gatto che sorride o un cane. Magari ora mi avete fatto una faccia quasi scettica su questa cosa, ma io non riesco proprio a capirla. Cioè, abbiamo fatto con in uno dei nostri podcast abbiamo registrato questo podcast in live con un'altra emittente, e questi ragazzi, per far ridere un po', per sdrammatizzare l'atmosfera, un argomento importante, avevano messo questa gif sovrapposta al loro video dove c'era un gattino bianco con la zambina che stava lì un po' quei gattini, il bongo cat. Non lo so, orecchie sì, molto rosa. E vabbè, io credo personalmente, sì, forse dimmi che gli animali in generale sono da sempre visti sia dai bambini, da adulti e da persone come elemento divertente, è elemento che fa più ridere in qualsiasi contesto, e quindi credo che sia appunto questa cosa, proprio per portare il meme a più persone possibili, per far sì che arrivi a tutti quanti, che magari possa essere un'evoluzione. Il problema del meme, però, se posso, sì, è quando il meme viene fatto per magari partire a forza. Ci sono alcuni programmi televisivi in Italia che vanno su utenti nazionali, quale non farò nomi, e alcuni meme sono proprio fatti a forza. Il bello del meme è che fa ridere, la spontaneità nel farlo, e perché il meme non è per far ridere tutti, è il meme per far ridere a chi fa ridere. Cioè, se a te non fa ridere quel meme, io non devo obbligarti a far sì che ti faccia ridere. Magari mettendo anche delle risate finte di sottofondo. Ah, ecco, ma la risata finta di sottofondo, a fondo, a cosa serve? Cioè, è una cosa che mi sono sempre chiesto. Magari in passato era molto più... È una call to action. No, okay. Scusa il mio inglese fantasmagorico ed eccezionale, però... Abbiamo capito, uomo meme. Però... quando senti una risata, oppure l'effetto dello spadiglio, quando per esempio tu spadigli, sì, per l'80% delle volte posso sbadigliare anch'io, oppure per esempio una persona fa un colpo di tosse, le persone che stanno a fianco faranno anche un colpo di tosse. È una call to action. Bello. E invece prima secondo me era anche divertente, però con l'andare avanti degli anni forse ce ne sono pochi. Sì, e come lo definiremmo noi, generazione Z, è abbastanza da boomer, ma abbastanza cringe anche. Cioè, per voi è una cosa vecchia, sì, il meme la risata, soprattutto una cosa molto imbarazzante. E allora aspetta, facciamo questa operazione molto marketata. Allora, io sono 96, dicembre 96, sì, e quindi sono tra i primi Facebook indipendenti e tutto quanto adesso. Voi siete 2000, sì, sì, quindi abbiamo un arco di 4 anni, sì, giusto? 99, 97, 98, 99, e mettiamoci un po' di 2000, quindi sì, 4 anni. Sì. In questi 4 anni, diciamo, solo le persone che partecipano attivamente al mondo dei social di questi 4 anni capirebbero i meme, perché alcuni meme che voi mi fate vedere io ho difficoltà a percepirli e a ridere. Voi mi dite che addirittura è una cosa vecchia, quindi in realtà abbiamo... I meme sono una cosa veicolata solo a quel range di 4 anni, giusto? Guarda, io ti dico una cosa. Io in 21 anni della mia vita... Sprecati, soprattutto sprecati. Non ho mai visto la televisione. Magari la vedevo quando ero piccolo per guardare qualche cartone, ma... forse è questo che noi giovani d'oggi ci aiuta ad avere una comicità molto non spicciola, scusa, è molto più difficile stimolarla, diciamo. Perché noi, per esempio, se torna il fattore che noi giovani siamo più spinti, più spronati ad avere una comicità si può dire superiore. Sì. Cioè, più altro è molto più difficile, anche se è sbagliato dire naturalmente dal vostro punto di vista, perché sì, direi sì, che per me è ancora maggiore.
Io penso che sia l'uso frequente di internet. Io faccio un esempio. L'ultima volta che ho visto un programma televisivo è stato nel 2006. Da lì non ho staccato gli occhi da internet. Io a casa, per dire, tengo il Chromecast, guardo meme su YouTube, guardo di tutto e di più, ma la televisione non utilizzo più, perché la televisione c'ha anche qualche programma comico, magari ne salva uno. Censura molto, di più, diciamo, è meno libera. È meno libera. Quindi io preferisco più la libertà di dire delle parole che magari in televisione non potrei mai parlare, che potrebbero magari essere offensive verso, che ne so, qualche minoranza di popolazione. Sì. Quindi diciamo il meme è anche qualcosa di molto delicato, perché potrebbe anche offendere tutto quanto il resto. Sì. Io per esempio una cosa che mi chiedo sempre è quando viene utilizzata quella gif di Leonardo DiCaprio, credo. Sì, sì. Lui non ha mai vinto il... No, ha vinto, però è stato preso in però giro è stato un meme per perfetto. Io, 20 anni. Sì, più sì, o meno. Perché lui sa nel 2017-2018. Perfetto, sì. Io ricordo a livello di quando ho iniziato a capire il mondo dei meme, a guardare qualcosa, che c'era sempre una faccia di questo tipo con questo tipo. Non è tanto un tipo sconosciuto, comunque molto famoso, con una statuetta in mano ed era un po' il meme che doveva dimostrare quella cosa che tu non riuscivi mai a raggiungere. Ci riprovai. Mi sono sempre chiesto se normalmente il mondo dei social prima o poi arriva al destinatario, e quindi lui, che in questo caso vedeva questa sua foto che poi era stata codificata con questo messaggio, secondo voi non si offendeva? Ma io penso che la persona che si offende per una cosa ironica è una persona che non ha bisogno di internet, ma una persona che non ha bisogno di stare all'interno della pianeta Terra. Io credo che DiCaprio l'abbia preso più come pubblicità. Sì, sì. Pubblicità, e magari forse pure a dire: vabbè, il prossimo anno mi devo impegnare di più, allora vince sto Oscar, così magari non mi piano più per il culo. Uh-huh. E tuttora DiCaprio, anche nel 2020, è ancora un meme. È una costante base per i meme. Forse nel 2020 ci sono state 5 basi per i meme di Leonardo DiCaprio. Wow. Quindi diciamo, Marcello, tu che sei l'uomo che li produce anche, ti auguriamo di trovare una base come Leonardo DiCaprio per poi generare quello che è un meme che magari... Immortale. Sì, a questo punto è eterno. Perché poi ci sono quei meme che hanno un tempo determinato, sì. C'è quell'apice che poi scende. Basta vedere scompagno. Anche l'evoluzione del meme dal 2008-2009, sì. Quando c'era la famosissima... Trollface, il Forever Alone, gli Stickman, ad oggi che siamo arrivati a delle immagini. Ad esempio, ultimamente sta spopolando molto il meme no sense, che praticamente è quel meme che ti fa ridere perché non ha senso. Tu la vedi, dici, ma perché dovrei ridere? E ci ridi proprio per quello. E quindi anche l'idea che si ha dei meme ora, secondo me in un giro di 3-4 anni massimo sparirà, e ci sarà appunto questo meme no sense, in cui tu magari vedi un gatto che fa miau. Mentre scritto miau sull'immagine, tu dici: perché dovrei ridere? Il gatto fa miau, però ti fa ridere proprio quello. Mi è venuto in mente una cosa stranissima, cioè non è stranissima, secondo me è molto connessa, di quella faccia troll, credo che si chiami. La troll face. Quella è un'altra cosa che io non è che capisco, che magari uno fa una battuta e compare quella faccia. E con quegli occhi. Beh, ma siamo tornati indietro negli anni. Siamo nel 2011 allora. Io invece la trovo molto attuale, perché non dico di averla vista stamattina, ma di sicuro nelle settimane precedenti, di sicuro. Cioè, è una cosa che è un'immagine che ho ben. Sono sicuro che se dovessi aprire una Facebook la troverei. Vai, facciamo questo esperimento. Facciamo questo esperimento. Però mentre tu apri Facebook, esatto. Io credo che questo sia più un cercare di riassumare i meme più antichi, diciamo, se così possiamo definire. Anche se antichi è un parolone, sono passati 10-12 purtroppo... anni. Che sono considerati meme morti. Sì, basta vedere anche
oltre al Troll Face, come dicevo prima, Forever Alone. Sì. Forse questa cosa del 2009-2010 ha fatto diventare tutti quanti un boom tra virgolette di fumettisti. E che poi c'è stata poi... questa evoluzione digitale, perché prima non si sarebbe mai pensato di andare a estrapolare il pezzo di un film o il pezzo di qualsiasi altra cosa per farci un meme sopra. Sì. Io per esempio ho degli sticker su WhatsApp, pure su Telegram, che sono delle, magari dei spezzoni di serie TV, spezzoni di film, spezzoni di stesso di programmi televisivi. Mentre che voi parlavate, io ho fatto una piccola ricerca sul mio profilo Facebook, però purtroppo mi sono appena accorto di invecchiare, tranne uno forse sulla regina Elisabetta. No, era solo un'immagine sulla regina, regina Elisabetta. Ne ho visti molti, ora sì. Ho visto una fotografia e ne ho visti tantissimi, però in questo momento non me ne compaiono. Adesso per esempio mi è venuto in mente un meme, mi sta facendo ridere. Abbiamo infatti visto mi stava facendo ridere il Gomorra 5, invece di Ciro l'Immortale ci mettono la regina Elisabetta. Per esempio questa è la spontaneità di un meme. Ma ritornando al discorso di Leonardo, secondo voi, visto che c'è tutto questo problema quello che è successo abbastanza a breve tempo dal territorio americano, quindi la censura di Trump, addirittura la chiusura del suo account, il meme, inteso come comunicazione del messaggio e tutto quanto il resto, è censurato? Cioè, si può cancellare un meme? No. Dovrebbe essere censurato? Io penso di no. Però purtroppo spesso viene fatto perché sì, magari viene ritenuto offensivo. Però io credo che questa qua è una cosa che sul web non dovrebbe esistere. Cioè, come abbiamo detto prima, è più una cosa televisiva. Ci dovrebbe essere più controllo. Sì, esatto. È più una cosa televisiva il censurare qualcosa che potrebbe offendere. Il politically correct si può trovare soltanto in televisione, però su internet è abbastanza difficile. Sì, su internet sono le pagine che hanno più seguito, che abusano del politically correct, perché appunto avendo pubblico maggiore, quindi più grande, hanno e che più tocca paura più, di perdere. Tocca vari gruppi di magari, che ne so, etnie, religioni diverse, quindi si tengono sul generale, sul generalizzare il meme. Ok. Io per esempio un po' di pubblicità. Sì. Ho un canale YouTube. Dici anche la pagina, così iniziamo a seguire. Un canale YouTube dove mi diverto, dove mi rendo ridicolo per far divertire gli altri, dove insomma sono un vero e proprio meme man. Per dire una scena, cioè, a casa o prendi camicia, in giro te stesso. Sì, io per dire una cosa a casa, una camicia con dei gatti che stanno all'interno di un tavolo. E faccio molto spesso dei video con quelli. Un video che ho fatto per esempio è stato come intagliare una zucca di Halloween, ma in modo meme, quindi invece della classica faccia spaventosa ho messo una faccia meme. Poi magari se ci dici bene come possiamo trovare questi contenuti, che li condividiamo sulle nostre pagine social, perché quest'arte deve essere messa da parte. Deve essere definitivamente cancellata. Per questo noi ne parliamo di più. Perché noi andiamo controcorrente. E il fatto della politica di correct però si sta ormai sospeso un sacco di tempo, soprattutto su YouTube e su piattaforme anche di streaming. Per esempio io, per rifornirmi di meme ed essere costantemente aggiornato, vado su Reddit, vado su su altri, su forum. Infatti vedevo che stavo dando una spulciata su internet, visto che questo Reddit tornava spesso nei risultati della mia ricerca. Ma cos'è? Non si priva per politica di donne. Ma cos'è, una pagina Facebook? Reddit è un forum. Un forum. È un forum dove tu metti in piedi magari pure anche la tua community, e quindi ognuno della tua community può pubblicare i meme. Non solo meme, per esempio può essere anche d'aiuto, come una guida per un videogioco, per configurare il telecomando. Però adesso è diventato più per i meme.
Bello, molto interessante. Allora, con il tempo più o meno ci siamo arrivati al limite e non possiamo permetterci di sforare. Questo, dal mio punto di vista, e penso anche dal vostro, è un argomento che richiederebbe molto più tempo e che forse magari ci ritorneremo creando dei contenuti nostri per pubblicizzare questo progetto fantastico di ANG Radio o di tutti quelli che sono le idee dell'Erasmus, dell'Agenzia Nazionale Giovani e tutto quello che ci riguarda, perché no? Tra l'altro, mentre parlavamo, avevo scritto la parola meme subito, perché dovete sapere ogni tanto faccio un po' come quando conosci qualcuno. Avevi googolato, esatto, meme, e mi era uscita questa bella immagine del logo di Wikipedia con degli occhi rossi molto satanici. Allora ci ho cliccato sopra. Wikimemia. E Wikimemia addirittura. Wikimemia, sì, è una pagina su Instagram dove spiega i meme. Caspita, io stasera tornerò a casa e dirò: mamma, oggi finalmente ho imparato qualcosa. Perché queste sono le cose che veramente ti restano. Hai imparato più in 30 minuti che in 5 anni di università. Infatti, spettacolare, assurdo. Inizierò anche a seguirmi. Inizierò a diventare un consumatore seriale di queste cose, perché sto leggendo della roba assurda. Però volevo dirvi, sono contento di aver dedicato questo episodio a questo argomento che apparentemente per i vecchietti, tra virgolette, è molto distante da quelli che sono gli argomenti importanti, però che nella definizione di meme dice che il meme è un'idea con stile o azioni addirittura di propaganda, esatto, nella cultura di massa. Spesso per imitazione diventano improvvisamente virali e tutto quanto il resto, ma Wikipedia o chi per esso ritornano spesso sul concetto di propaganda di massa, quindi è comunque un modo e un modello di comunicazione. Nel frattempo noi parliamo, cerchiamo di fare le persone serie, c'è il nostro meme man che di fronte ci propone un altro meme. Cos'è questo? Regina Elisabetta, ora sono un essere perfetto perché vaccinati, la regina Elisabetta seconda 94 anni è principe di... è difficile far raccontare un meme. Allora di sicuro lo vedranno i nostri ascoltatori. Dai, volete chiudere con qualche citazione, qualcosa? Non so come si chiude in memesco una conversazione del genere. La risata è più che... Meglio chiuderla qui, perché sennò scendiamo molto su black humor e quello è un argomento a parte. Ok, magari dedicheremo un episodio anche a questo. Meglio di no, perché sennò comunque, ti vengono a trovare a casa. Comunque, per questo argomento, ma per tutto quello che verrà, che è venuto, eccetera, eccetera, concludere con una risata non poteva che essere la cosa migliore. Grazie per l'ascolto, ci vediamo presto. Anzi, ci sentiamo presto. ANG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Sara Consilina è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG Radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico e Giovanile e del programma europeo di Erasmus+.